Salve a tutti, sono il professor Samani Francesco e desidero fare quattro chiacchiere con voi, questa volta a carattere sociale. Sono una persona che ama informarsi tanto, ama confrontarsi tanto e, come avete visto nella copertina del video, io mi chiedo, ma come ci fanno a essere, adesso nemmeno ricordo, 500.000 o 1 milione, mettiamo 1 milione perché mi sembra che era questo il dato, di visualizzazioni relative a un video in cui per 3 giorni si mangia il pollo, che tra l'altro è uno degli alimenti più discussi perché in svariati video vengono valutati anche tutti gli ormoni e tutte quelle sostanze non naturali che vengono dati ai polli, i quali molte volte vengono allevati veramente, andatevelo a vedere, fatevi qualche ricerca sugli allevamenti dei polli e vedrete che praticamente vengono allevati uno appiccicato all'altro, a volte uno, un pollo mangia le feci dell'altro, eccetera, eccetera, eccetera. Però probabilmente già sto andando oltre a livello culturale di molte persone che apprezzano questo tipo di video e sicuramente una persona intelligente che conosce molto bene il web marketing è la persona che gira questo tipo di video. Perché? Perché ovviamente anch'io, seppur voglio dire in maniera modesta, voglio essere umile, conosco le regole del web marketing, per cui il produttore deve allinearsi, deve andare in direzione del consumatore. Ma se il consumatore vuole video, a mio avviso, possono essere dei passatempi, ma se costantemente i video sono di tipo non culturale, dei video non stimolanti per il cervello, non stimolanti per la nostra intelligenza, finiremo per essere persone ridotte a non sapere più che fare di questa grande opportunità che abbiamo, ossia di poter utilizzare la nostra intelligenza che tante altre specie di esseri viventi non hanno. Tra l'altro, giusto per dire, mi sembra che intorno al mese di luglio, anno 2019, il Sole 24 Ore scrive, andatevelo anche a vedere, il titolo era così: quando gli intelligenti si comportano da stupidi, virgolettato, e essenzialmente c'era un'analisi sperimentale per la quale dagli anni 90 in poi, soprattutto nei paesi nord europei, quindi anche compresa l'Italia, si comincia a registrare un declino dell'intelligenza. Cioè l'essere umano antropologicamente ha avuto sempre una crescita dei livelli intellettivi, cognitivi, delle capacità, insomma, mentali, ormai stiamo regredendo. Ma è ovvio che se noi focalizziamo, indirizziamo la nostra intelligenza verso le cose che sono per lo più stupidaggini, ma poi che cosa otterremo? Che cosa otterranno i nostri figli? Su che cosa basiamo le nostre scelte? Che cosa costruiamo come per nostro personale archivio di conoscenza che ci sarà utile per le decisioni future. Cioè, è vero che magari se proprio non vi piace leggere, non leggete libri, cercate almeno di, se siete così tanto interessati, magari i canali YouTube, io sto facendo un video molto diverso dal solito, perché solitamente tratto video relativi alla preparazione
dei docenti. Sono un docente, un professore che adesso lavora all'università. Ho fatto i miei concorsi, ho avuto le mie fortune, le mie disavventure. L'unica cosa che non è mai mancata nella vita è quella di credere costantemente nella cultura intesa nella più ampia visione come conoscenza, capacità. Consapevolezza, confronto. Non le scrivo tutte perché ce ne sarebbero tante di sfaccettature da analizzare e tra l'altro i miei amici di marketing mi dicono: Francesco, ma perché tu vuoi andare controcorrente? Perché ti ostini a produrre video di cultura, di educazione, di pedagogia, piuttosto che di logica, piuttosto che di storia della scuola italiana, se il trend è in un'altra direzione? Bene, perché fortunatamente ci sono tanti colleghi, tanti studenti, tante persone che sono per fortuna affascinate e vengono affascinate dalla cultura e dalla conoscenza e quindi indirettamente anche dai miei video che piano piano mi stanno mostrando la solidarietà, mi stanno aiutando a condividere il canale, a farlo conoscere, e mi stanno sostenendo, mi stanno dando linfa vitale, mi stanno dando motivazione. Questo è il motivo, perché ovviamente il focus della mia vita non è quello che purtroppo inevitabilmente un pochettino abbiamo ricevuto tutti anche dall'educazione, cioè quello di diventare più potenti, quello di diventare più ricchi e purtroppo anche più infelici. Il focus della mia vita è quello di, la mia missione è quella di ricercare, di studiare, di capire quanto sono ignorante e di aiutare gli altri ad esserlo un pochettino meno e di aiutare ovviamente me stesso. Questo è un canale dove i risultati dei video sono spesso i risultati vostri, dove noi raggiungiamo determinati obiettivi perché io accolgo sempre i vostri commenti, sono felice di potermi interfacciare con voi, sono felice di poter prendere spunto e di potermi confrontare, sono felice di poter ascoltare tutti i vostri suggerimenti. Tra l'altro, i miei video, contrariamente a questi che girano, che hanno tanto successo, sono tutti in diretta live, quindi sono tutti video dove, ahimè, se commetto qualche errore di pronuncia, piuttosto che di calcolo, piuttosto che tutti gli errori che faccio sono visibili a tutti perché sono così un essere umano imperfetto. E che desidera tanto trovare e sperare di cercare quella massa critica che possa a un certo punto spostare l'attenzione verso coloro che credono nell'istruzione, nella preparazione, nella concretezza e in tutto quello che si può imparare. Badate bene che nella vita chi si arricchisce dentro e arricchisce si arricchisce di conoscenza, può pure diventare povero fuori, ma la ricchezza dentro non gliela può togliere nessuno e quindi quando ci saranno periodi migliori avrà sempre possibilità di rivendere la ricchezza interiore tramite un lavoro buono, tramite conoscenze, tramite capacità che magari altre persone non hanno. Io con questo vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, vi ringrazio veramente per tutto il seguito e tutto quello che state facendo, le mie aspettative sono state superate e quindi io oggi decido di dedicare un po' più tempo a questo canale YouTube nella speranza che voi possiate gradirlo. Io
Con questo vi ringrazio e vi auguro una buona giornata, un buongiorno se state visionando il video di mattina o una buona notte. E non escludo il buon pomeriggio. Un caro saluto da Francesco Samani.